Assessore al lavoro Paolo Gatti, ancora un'iniziativa importante per aiutare il sistema produttivo e anche chi è in cerca di un'occupazione oppure l'ha persa, 20 milioni di euro, per fare cosa? Ah, un pacchetto per dare risposta alle gravi difficoltà di questo momento, per dare una mano a tutti quelli che non riescono ad avere credito dalle banche, siano essi imprenditori, microimprenditori, professionisti, per sostenere tutti quelli che hanno una buona idea di una nuova attività professionale o imprenditoriale, quindi con incentivi, per stimolare ancora i nostri imprenditori ad assumere con degli incentivi assunzionali molto forti, molto più forti delle defiscalizzazioni fatte dal governo. Quindi insomma il nostro tentativo di aiutare ancora e di dare una scossa di adrenalina alla nostra regione, al nostro tessuto imprenditoriale, dicendo però ancora una volta che sappiamo che questo non basta e questo deve essere accompagnato da provvedimenti del governo nazionale non più differibili e anche da una presa di coscienza dell'Europa che da questa lunga crisi, ecco, per uscirne ci vogliono delle strategie nuove, forti, e non basta scaricare tutto sulle regioni. Ecco Assessore, voi avete chiarito una cosa, queste notizie non debbono rimanere ad uso di poche associazioni avvantaggiate, ma voi vi muoverete sul territorio, quindi 30 incontri sul territorio per spiegare cosa occorre fare per partecipare. Sì, noi tutto il mese di novembre lo dedicheremo a questo, andare in giro per l'Abruzzo, a raccontare come si partecipa a questi bandi, quali sono le opportunità. Ovviamente auspichiamo che ci sia un supporto anche del mondo dell'informazione, perché purtroppo spesso ci succede che le persone non riescono ad avere queste notizie, queste informazioni, a sapere di queste opportunità. Speriamo che il mondo dell'informazione voglia dare anche queste good news e non soltanto le bad news. Comunque la società abruzzese ha dimostrato di apprezzare tutto quello che lei in qualche modo ha prodotto, utilizzando bene anche il Fondo Sociale Europeo oltre che i fondi nazionali, perché la partecipazione è stata sempre ampia. È stata sempre ampia la partecipazione ai nostri bandi, in discontinuità rispetto al passato, questo ci inorgoglisce, però il sogno è quello di poter far sapere a tutte le persone, a tutti gli abruzzesi, a tutte le imprese cosa c'è per loro. Se potessimo riuscire ad avere questo, penso che poi staremmo anche un po' meglio.